Gocce di rugiada, a cura di Barbara Giordan. Cari amici, bentrovati. A causa di un imprevisto non sono riuscita a preparare una nuova riflessione. Ecco perché ho pensato di presentarne una del passato, per molti sarà nuova e spero faccia comunque del bene a chi se la ricorderà. Buon ascolto. Dal libro dei Proverbi, capitolo 17, versetto 5. Chi schernisce il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Chi si rallegra della sventura altrui non rimarrà impunito. Sono parole di facile comprensione perché arrivano direttamente al punto. Viene da dire che non è necessario analizzarle con attenzione perché il concetto è piuttosto chiaro. Colui che vive in condizioni disagiate non va né trascurato né soprattutto trasformato in oggetto di scherno. Mantenere la propria dignità è un obiettivo comune a tutti, guai a chi ci manca di rispetto. Allo stesso modo, dobbiamo difendere quella altrui, in particolar modo quella di coloro che credono non sia necessario difendere la propria. Esaminando questo testo con l'aiuto dello Spirito Santo, possiamo scoprire che il povero non è unicamente colui che vive un disagio economico. Il povero è anche la persona sola, abbandonata da tutti, è la persona maltrattata che non ha il coraggio di ribellarsi, è la persona che ha tradito, che ha trasgredito, che ha perso ogni forma di rispetto per se stessa. Il povero è colui che racconta falsità per ingannare gli altri, in particolar modo i più deboli. E ancora è la persona che ha dimenticato Dio, che lo ha sostituito con il denaro, con il divertimento smodato, con l'alcol e con ogni sorta di altra dipendenza, manifestando ribellione verso le regole della vita. Difficile pensare di provare amore nei confronti di queste persone, vero? Eppure ci viene chiesto di prendere in considerazione ognuno di questi poveri, di evitare di prendersi gioco di loro, immaginandoli nel giorno del giudizio alla sinistra di Gesù tra i capri. È chiaro il concetto? Quell'uomo è comunque amato da Dio perché Dio è suo padre e in automatico è nostro fratello. Un fratello sfortunato, uno che si è smarrito e potrebbe essere uno smarrimento temporaneo se noi, in qualche modo e secondo le capacità che Dio vorrà darci, avremo modo di mostrargli quanto suo padre sia meraviglioso. Preghiamo. Donaci, Padre, la capacità di andare in aiuto verso questi tuoi figli perduti. Fornisci pazienza e comprensione ad ognuno di noi. Aiutaci a memorizzare 1 Timoteo 4,16 che dice: «Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano». Nel nome di Cristo Gesù accogli questa preghiera. Amen.